sicuramente sarà la terza. 3 che moltiplica sempre a B. Lo dobbiamo fare due volte perché la somma degli esponenti mi deve sempre dare 3. Quindi una volta questo ci avrà 1 e una volta 2. Una volta questo avrà 2 e una volta 1. Ricordati che il cubo si riferisce sia al segno, sia al numero, sia alla lettera. 2 al cubo, A al cubo, B alla seconda, A alla terza fa, esatto, triplo prodotto, quindi più 3 che moltiplica 2A, 2a che moltiplica B alla b alla seconda. seconda. Una volta a è alla prima e b alla Sì. seconda. La volta successiva sarà la seconda, b alla seconda, la prima. Quindi se andiamo a svolgere solo questi due, perché il resto resta uguale, è 3 per 2 per 1, 6. A. Questo qui invece diventerà, ok, è un quadrato. 2 alla seconda diventa 4, a alla seconda diventa a alla seconda. 3 per 4 per 1. A alla seconda non ha moltiplicatori, stessa cosa B alla seconda.